Ciao a tutti! Questo mese di febbraio, per le belle scoperte del mese, una scoperta che ho trovato all'Esselunga. Volete vedere di cosa si tratta? Il pane nero! Eccolo qua! Il pane nero è una confezione di 2 kg, quindi sono due porzioni, mezzo chilo se volete, o anche tutto. Contiene due bustine di lievito secco attivo, è Molino Spadoni e non so negli altri supermercati se ci sia, ma io l'ho trovato all'Esselunga. Questo è un video collaborazione con le Cindy Girls, il link come sempre qua sotto nell'info box, ma andiamo a vedere come si prepara. Forza, andiamo, fatevi sulle maniche, allacciatevi il grembiule e si parte! Ecco, io ho usato mezzo chilo di farina, metà dose, quindi mezzo chilo di farina, il lievito che era dentro alla busta, versiamo il lievito. Versiamo anche 2 cucchiai d'olio d'oliva extravergine, 2 cucchiai di olio evo. Versiamo i 280 g di acqua, acqua tiepida, e si impasta. Usiamo anche le mani. Allora, perché non appiccichi? Uso ancora un po' di farina bianca, almeno non mi si appiccica tra le mani. Se lo fate con robot da cucina, col gancio, ci mettete poco. Se invece lo fate a mano come me, ci va almeno 10 minuti di impasto. Ho rotto il robot, ragazze, quindi mi devo aggiustare con le mani. Comunque viene buono lo stesso, ci metto solo un po' di più di tempo. Deve venire una pasta di questa consistenza, bella liscia, una palla bella liscia. Quando abbiamo fatto questo, lo rimetto nel suo contenitore dove era prima, tac, e ci metto un panno. Lo lascio riposare per un quarto d'ora vicino al calorifero. Se rimane al freddo non lievita, quindi vicino al calorifero. Spolverizzo ancora con un po' di farina perché non appiccichi. Dopodiché prendo un stampo da plum cake e metto l'impasto dentro. Lo sistemo nello stampo, così. Adesso lo metto in forno ancora per 3 ore a lievitare, sempre con il panno. Lascio il panno sopra, 3 ore ancora in forno. Poi lo andiamo a cuocere a forno caldo a 200 gradi non ventilato sul piano inferiore per circa 25 minuti, facendo attenzione che la crosta non ammorbidisca, non annerisca, scusate.